Care anime volute, ciao a tutte voi. Quest'oggi è con grande gioia che vi presento il mio ultimo lavoro, rappresentato qui dalle carte dell'essere. 72 carte sono presenti in questo mazzo con relativa indicazione e introduzione al lavoro, ma soprattutto spiegazione di come poter utilizzare queste carte, che sono tratte in buona parte nella loro costituzione dal mio primo libro, dalla Magia dell'essere. E hanno la reale intenzione di dare un input a livello di motivazione a tutti noi per quello che riguarda la vita stessa e lavorano su ambiti energetici, emozionali e sincronici di grande importanza. Uno fra tutti è la presenza e il secondo, che non è da meno, è il potenziale dell'essere umano. Le carte dell'essere hanno un intento chiaro, quello di insegnare ognuno di noi a vedere la possibilità e il potenziale non solo del singolo, ma soprattutto di quelle intenzioni che nel quotidiano diamo alla nostra esistenza, spesso mascherate da aspettative o da speranze. Ecco, in queste carte non ci sono né aspettative né speranze, ma sicuramente un'intenzione forte di valutare quello che è nel presente il potenziale non ancora espresso di ognuno di noi. E il lavoro che ho prodotto, grazie alle mie collaboratrici, vuole semplicemente essere una proposta a ognuno di noi per conoscersi meglio, per vedersi meglio. Spesso quando si parla di carte, insomma, si scatena un po' l'ilarità e l'ironia di chi ci ascolta, ma le carte hanno un loro grande significato da tempo memorabile e in questo caso ho voluto, al di là di altri miei lavori che sono stati libri tendenzialmente oppure video riferiti ai trattamenti, inserire in queste carte dei momenti che hanno riguardato anche la mia esistenza e che ho scritto in articoli e nei miei libri che vogliono proprio stimolare ognuno di noi a manifestarsi per ciò che è nel presente, con ciò che ha. Questo è un aspetto fondamentale e il pescare una carta non è un gesto scaramantico, ma è semplicemente un gesto che mette in evidenza quell'aspetto della sincronicità che caratterizza e ha caratterizzato e caratterizzerà fino all'ultimo istante della nostra esistenza ognuno di noi. Le carte dell'essere hanno un richiamo, diciamo così, alla copertina del mio primo libro che è La magia dell'essere, ma all'interno poi hanno delle colorazioni diverse e dei titoli diversi con dei contenuti completamente differenti, che andrete a scoprire poi quando le utilizzerete. E ho indicato nel piccolo manualetto, oltre ad alcune indicazioni che vi ho riferito in questi primi istanti del video, ho indicato come poter utilizzare queste carte. Ed è molto importante che le si utilizzi proprio come vi ho indicato, perché abbiamo fatto varie prove su questo e ciò che energeticamente e sincronicamente è stato più consono da proporvi è stato proprio questo. E vi passo questi piccoli consigli su come poterlo utilizzare. Una volta che sarete in possesso di questo mazzo di carte, di queste 72 carte, vi mettete il mazzo sul palmo della mano che utilizzate solitamente di meno. E con l'altra mano picchiettate una sola volta sopra al mazzo, un po' come a liberarlo energeticamente da ciò che potrebbe un po' disturbare il nostro libero pescare, tra virgolette, all'interno di quella sincronicità che è straordinariamente importante per ognuno di noi. Una volta fatto questo, andiamo a metterci nella condizione di mettere il nostro mazzo di carte tra le due mani e avvicinarlo al nostro cuore, restando magari anche ad occhi chiusi e ovviamente in silenzio per alcuni secondi, per il tempo che la nostra energia ci indica essere più consono per noi, per centrarci, per ascoltarci al meglio, per cogliere quelle emozioni, quei sentimenti e quello stato a livello del corpo che la vita vuole indicarci in quel momento. Una volta che poi siamo rientrati, riaprendo gli occhi in questo spazio, ci poniamo nella possibilità di effettuare con serenità
e dare soprattutto un'intenzione. L'intenzione è quella di metterci sinceramente in un atto di prendere una decisione che ci impegna seriamente a livello emozionale, spirituale, fisico e mentale di fronte ad alcuni fatti importanti della vita o semplicemente a un fatto solo. Che l'intenzione, quando la darete, che sia ad alta voce, se siete da soli o da sole, oppure all'interno di voi con grande serenità e tranquillità, deve essere un qualcosa che non va a mascherarsi con un'aspettativa o con una speranza. Un'intenzione chiara, rivolta a un cambiamento profondo che si basa su un movimento, quello della vita, che vuole portarci verso quell'espressione del potenziale negli momenti presenti di ogni giornata. Una volta che avete nella vostra quiete, nella vostra serenità e con i vostri tempi dato questa intenzione, riprendete il mazzo di carte, che poi in realtà l'avete tenuto sempre tra le vostre mani, vicino al cuore, andate a mescolare le carte, e questo tipo di lavoro deve essere sempre fatto con l'intenzione bella viva dentro di voi, a livello mentale, a livello spirituale, a livello animico e addirittura quasi sentendola a livello corporeo. Una volta che avete ben mescolato e vi sentite pronte e pronti a pescare le vostre carte, le fate scorrere ben bene davanti a voi, le aprite a ventaglio e andate a pescare inizialmente una carta con la mano destra. Pescata questa carta, la leggete, io ora non la leggo tutta, però il titolo è Riconoscere l'unicità. E averla pescata con la mano destra, questo riconoscere l'unicità, ci parla di un qualcosa che si riferisce a come noi stiamo conducendo la vita nel momento presente. Una volta pescata, la si lascia davanti a noi. Si attende qualche secondo e si pesca con la mano sinistra un'altra carta. Senza troppo pensare. Questa carta dice nel suo titolo L'essenza è l'amore. La leggo, dopodiché la pongo davanti a me, vicino a quella pescata con la mano destra. La carta pescata invece con la mano sinistra, in questo caso l'essenza è amore, mi parla di un aspetto sincronico che vede pescare con la mia mano sinistra un qualcosa che riguarda il potenziale non ancora espresso dalla mia persona. Per cui mano destra, come io sto conducendo nel presente la mia vita, mano sinistra, come io ciò che non ho ancora espresso, diciamo, a livello di potenziale nella mia esistenza. Queste due carte ponetele sul comodino, ponetele su una mensola, in un punto della casa dove durante il giorno voi possiate di tanto in tanto fermarvi a rileggerle, sapendo qual è la destra e qual è la sinistra, qual è pescata con la destra e quella con la sinistra, e soprattutto stando alcuni minuti di fronte a queste carte, privi di ogni giudizio, privi di ogni aspettativa, privi di ogni aspetto che possa zavorrare la gioia di aver pescato tali carte, sapendo che l'energia, l'universo e la sincronicità ci hanno portato proprio verso quelle carte, con un significato che noi abbiamo, diciamo, stabilito a tavolino, che è essere quello della destra il presente e a sinistra il potenziale, ma a tavolino fino a un certo punto, perché secondo i canoni, i principi e le teorie di alcune tecniche come la tecnica metamorfica, questi aspetti hanno una grandissima importanza. E come queste carte hanno vissuto un loro atto di gestazione, sia di concepimento, di gestazione e poi di nascita proprio in questi giorni, anche voi nell'arco della settimana, di quei 6-7 giorni dove queste due carte saranno un po' un vostro riferimento anche a livello di meditazione, potete certamente rendervi conto di che cosa vi risuona dalle parole che sono all'interno di queste carte e soprattutto che cosa vi risuona a parte destra, ovvero il vostro presente o come vivete nell'attualità la vostra vita, e la parte sinistra, ovvero ciò che è scritto nella parte della carta estratta con la mano sinistra, che rappresenta tutto quello che è il potenziale che ancora non avete espresso nella vostra esistenza. E ogni settimana poi cambiate
le carte, ovvero riprendete le vostre due carte, le rimettete nel mazzo, rimescolate bene e ripartite a fare questo piccolo gioco, che tanto gioco non è, che sappiamo essere particolarmente importante per darci degli input che sono nel quotidiano e nella settimana dove abbiamo dato come durata di valenza di queste due carte, particolarmente importanti per conoscerci meglio, per darci degli stimoli. Ma l'importante è che ognuno di noi sia scevro, totalmente libero da ogni aspettativa, da ogni speranza, ma soprattutto da ogni giudizio e soprattutto da ogni esaltazione, se una carta o due carte fossero per noi, rappresentassero nei contenuti qualcosa di importante ed eccitante, e addirittura che non ci sia una fase così di abbattimento a livello mentale, spirituale, morale, semplicemente perché le carte non rappresentano ciò che noi avremmo voluto. Nel momento in cui noi siamo scevri, liberi totalmente da aspettative e speranze, possiamo lasciarci andare alle intenzioni più ferme, più decise, più importanti della nostra vita, facendo sì che anche il pescare una carta diventi un atto dove, con leggerezza se vogliamo, ma con profondità al contempo, ci danno appunto queste due carte la possibilità di vedere cose che magari già sapevamo, già conoscevamo, che la vita già sapeva, ma che noi non avevamo fatto più di tanto per poterle vedere, vivere e affrontare. Per cui io vi invito a chiedermi, al momento le carte le ho solamente io, tra poco saranno anche online in vendita, a chiedermi le carte dell'essere e a utilizzarle come se fosse un atto meditativo di settimana in settimana, e poi vorrete, se vorrete, mi racconterete come è andata e che cosa vi hanno stimolato ad essere a livello di potenziale nel presente. Io vi ringrazio per aver seguito questo video e per l'attenzione che ponete a tutti i miei video, ai miei articoli e ai miei libri, e nell'abbracciarvi vi auguro di pescare attraverso l'intenzione le carte giuste che possano muovere il vostro potenziale in ogni istante presente.